giorno l'importanza degli Stati Uniti, nella cultura di sinistra europea e britannica, un argomento che dovrebbe anche non si avrà neanche a discutere, cioè certamente non so, dalla musica al cinema e quant'altro. Certamente chi è cresciuto nella mia generazione di quella evidentemente precedente, sul dietro non ha avuto grossi dubbi da che parte stare. Certamente però il dietro è stato, che abbiamo poi visto, raccolto nei film, l'abbiamo visto anche gli americani, cioè, pur stando da una parte ben precisa, ce la siamo fatta vedendo i film americani e sentendo le canzoni americane, non quelle vietnamite. La storia delle esperienze di sinistra critica, esperienze operali, sinistra anche rivoluzionario, non è rilevante nella storia degli Stati Uniti. In questo libro, soprattutto nei primi contributi, emerge con molta chiarezza. Certamente però queste esperienze, citava questo sindacato che appunto è diventato anche in alcuni dei contributi in maniera molto stimolante, l'industrial worker, che già il nome è molto i lavoratori industriali del mondo, no? Poi magari si sviluppava in alcuni stati degli Stati Uniti, neanche in tutti gli Stati Uniti. È un'esperienza di sindacalismo estremamente aggressivo, estremamente combattivo, che riguardava appunto comunità o zone operarie, minerarie, col coinvolgimento poi anche di quello che era il movimento contadino, eccetera. Molto significativo, stiamo parlando degli anni 10, più o meno, del 1910. Quindi ci sono state anche esperienze molto significative, però limitate, direi, nel tempo, cioè hanno avuto una durata piuttosto limitata anche nello spazio, cioè anche negli Stati Uniti non hanno riguardo l'intero, negli Stati Uniti ma solo alcune zone, quelle appunto più industrializzate, con un certo tipo di industria. In alcuni di questi contributi si affronta l'argomento se queste esperienze è più importante quello che veniva dalle serre, quindi il fatto che molte di queste dei rappresentanti, sia dei dirigenti, proprio degli operai coinvolti, fossero degli immigrati di prima generazione, quindi l'influenza europea, oppure si ricollegassero a quelli che erano i tratti distintivi della cultura statunitense. Questo mi sembra americana, cioè, mi sembra una detto in qualche generazione di prima, anche siamo sempre nelle migrazioni. Siamo sempre nelle migrazioni perché è una cosa che caratterizza gli Stati Uniti, di essere appunto il popolo in cui l'immigrazione si è protratta per secoli, è continuata e probabilmente non è strana, questo poi lo straordinario successo complessivo di questa società. E questo è un argomento, insomma, quindi su questa esperienza è stata un'esperienza importante in quanto appunto per le influenze che venivano nella società americana dall'esterno, perché rispondeva a delle esigenze interne della società americana, cioè se ne sono spiegato. Si può sostenere, è una domanda che io pongo a loro, che la ragione dello scarso radicamento del marxismo ortodosso e anche di quello non ortodosso derivava dal fatto che era un po' estraneo alla cultura degli Stati Uniti, che era rappresentato dalla cultura che entrava dagli ultimi che arrivavano logicamente negli Stati Uniti. Quando si parla del Partito Comunista Americano, a un certo punto si dice che era di fatto la sommatoria di tante sezioni di singole comunità immigrate negli Stati Uniti, autonome quasi tra di loro, che con i loro giornali, i loro partiti. Si può sostenere che quindi la ragione anche del mancato sviluppo derivava dal fatto che erano semplicemente più legate a questi immigrati di prima generazione che non a quella che era comunque il radicamento e la cultura dominante comunque negli Stati Uniti. E si può sostenere che invece
quello che è stato il movimento accennato per Giorgio, il movimento dei diritti civili degli anni 60, che probabilmente noi non abbiamo, per quanto se ne sia parlato molto, le dimensioni di questo fenomeno non sono pienamente ancora conosciute, per quello che ha rappresentato a livello di rottura della società e della cultura statunitense. E gli ultimi echi sono le elezioni del 2008 di Barack Obama, evento assolutamente impensabile pochi anni prima, non alcuni decenni prima. Noi parliamo di società in cui negli anni 60, negli Stati del Sud, che tra l'altro, se qualcuno non lo sa, votavano per i democratici da sempre, e che adesso votano assolutamente per i repubblicani, da appunto alcuni decenni, le comunità neri non solo non potevano votare, di fatto non potevano, non c'era nessuna legge che impediva di votare, ma non potevano votare perché non potevano iscriversi alle liste elettorali, atto senza il quale ancora oggi non si può votare negli Stati Uniti. Non esiste negli Stati Uniti un meccanismo in cui i cittadini votano quelli che fanno qualcosa in più, si iscrivono alla lista elettorale. Oppure questi fenomeni molto, molto suggestivi, il famoso nel 64 per sbagliare rifiuto della donna di colore di lasciare il suo posto nell'autobus, da qui in alto poi Martin Luther King come leader di questa lotta, o quest'altro episodio che viene citato nel libro molto particolare, in cui alcuni studenti neri, alcuni neri, vanno in un bar, in un grande magazzino in una città del sud del Mississippi, nello stato del sud, e chiedono di essere serviti in questo bar, cosa che per consuetudine non si poteva fare. Il bar non li serve, un giorno dopo, anziché in 4-5, tornano in 10, poi in 20, e poi arrivano i bianchi, li vogliono menare, e poi dopo. Questo fenomeno dei diritti civili, soprattutto della dimensione razziale, possiamo sostenere che era invece legato anche alla cultura americana, all'idea di libertà, che comunque fa parte della cultura americana, oppure non so se questo può essere un elemento. L'ultima cosa che volevo dire, che poi davvero diamo la parola, oppure se volete dire qualcosa, diamo la parola ai partecipanti, agli ascoltatori. Una cosa che mi colpisce è che, data l'innegabile importanza della cultura della società americana, quella che è la forma politica, sia il sistema politico che anche la rappresentazione diffusa, cioè quei partiti del Partito Repubblicano, è un sistema politico, quindi la modalità di elezione e quant'altro, che non ha nessun tipo di replica nel resto del mondo. Cioè io non sono a conoscenza di nessun sistema elettorale paragonabile a quello statunitense, e anche di un sistema in cui non è facile al fuori degli Stati Uniti dire cos'è il Partito Repubblicano, andare a paragonare qualcosa di fuori degli Stati Uniti al Partito Repubblicano Democratico. Si dice che la democrazia è stata anche esportata in Europa, esportata dalle truppe americane, di fatto la ricaduta è stata minima da questo punto di vista. In realtà, se vediamo quello che è venuto negli anni successivi, anche in chiave anticomunista, vediamo che gli Stati Uniti hanno portato un appoggio alle dittature spietate più che alla democrazia. Non è proprio curioso che appunto ci sia una, data la grande importanza culturale, economica, tecnologica degli Stati Uniti, questa incidenza così piccola del sistema politico americano al di fuori degli Stati Uniti, fa eccezione apparentemente, non so se apparentemente l'Italia, l'unico paese in cui negli ultimissimi anni sembra che sia spiri questa area che viene negli Stati Uniti, l'Italia è un Partito Democratico, che si richiama direttamente al Partito Democratico degli Stati Uniti. E anche sul tema delle primarie, abbiamo cercato